Il bergamasco Simone Gualdi a vincere la 53esima edizione del Gran Premio Mocaiana. Secondo invece è l'umbro Edoardo Burani, che corre per i colori del team Fortebraccio da Montone e quest'anno è arrivato 5 volte secondo, compreso il campionato italiano di categoria. Si comincia alle 14.30, ci sono da fare 120 km e il primo ad andare in fuga è Tommaso Alunni. Conquista un vantaggio che arriva quasi a 2 minuti nei confronti del gruppo, ma i chilometri sono tanti e la strada anche da fare è impegnativa. Alla fine, dopo 50 km, Tommaso Alunni viene recuperato dal gruppo. E allora si comincia a cercare di dare una dimensione alla gara con continue fughe, con corridori che sono ripresi. Ne merita questa inquadratura Tommaso Alunni, la merita perché davvero ha avuto un grande coraggio, ha interpretato quello che il direttore sportivo Giancarlo Montedori ha chiesto di fare, di tirare subito, di alzare il livello della corsa. Partono in 144, 53 edizioni della gara organizzata dalla Gubbio Ciclismo Mocaiana, in quella che era l'aperitivo della festa della Madonna della Neve, che da giovedì fino a domenica richiamerà tanti visitatori, fedeli, curiosi, buongustai ed amanti del divertimento, perché è la grande festa della Madonna della Neve. Percorso che non è estremamente duro, sali e scendi non difficili, mangi e bevi si dice nel mondo del ciclismo, però la salita che da Mocaiana riporta su Assemonte tira come il naso di Bartali in salita e diventa pesante. Ultimo giro si fa la salita che porta i concorrenti a spezzarsi con due protagonisti che vanno a fare la differenza. Sono Simone Gualdi, come abbiamo detto, del gruppo sportivo Cene, è un bergamasco, è al suo secondo successo nella stagione e insieme con lui va via Edoardo Burani. Ci teneva a vincere questa gara Edoardo Burani. È una gara dove gli umbri non hanno mai una fortuna, non si sa per quale motivo, ma sono sempre gli stranieri a vincere. È vero, lo scorso anno vinse Pellizzari, corridore che faceva parte della Unione Ciclistica Foligno, ma era un marchigiano che veniva a correre con la maglia di campione delle Marche con l'Unione Ciclistica Foligno. E quest'anno a vincere, come abbiamo detto, è il corridore della società ciclistica Cene, che vince il trofeo Acqua e Sapone 53esimo Gran Premio Mocaiana. Memorial dedicata a Martino Procacci, grande amico della Gubbio Ciclismo Mocaiana. La terza posizione in questa giornata e per Matteo Fiorini del pedale Chiaravellese. La gara era anche valida per il campionato provinciale di Terni, titolo che è andato sulle spalle di Giulio Moretti dell'Unione Ciclistica Foligno. Come abbiamo detto, 140 gli juniores al via, con uno spettacolo davvero bello, con un cielo che ha minacciato la pioggia ma che ha risparmiato gli organizzatori. E questo alla fine è il podio, con un Burani un po' arrabbiato per come sono andate le cose, per una vittoria che oramai vedeva davanti a sé e che invece è sfuggita.